Allora, dovremmo essere in linea, vediamo se qualcuno magari ci segnala questo inizio della diretta. Io non vedo nulla, non me ne rendo conto, spero che qualcuno mi segnali che siamo effettivamente in diretta. Allora, vediamo se abbiamo questa possibilità. Perché io ho un inizio, il video che è disponibile, perfetto. Allora, sembra che effettivamente siamo in diretta. Io vedo già quattro persone che sono in diretta. Ringraziamo ovviamente le persone che ci seguono, sono ormai diventati degli affezionati e degli amici. Allora, oggi abbiamo spostato la diretta, anziché nelle solite giornate così del giovedì o del venerdì, l'abbiamo spostata a sabato, ma il motivo è che oggi ricorre proprio un anniversario molto particolare. Il 13 febbraio del 1861 la fortezza di Gaeta capitolava e con essa si poneva proprio la fine di quello che era stato il regno delle due Sicilie. Era stato un assedio che era durato all'incirca un po' più di 100 giorni. Era iniziato in realtà un po' più alla lontana. Questo era un, diciamo che già da settembre, incalzato da Garibaldi, il re aveva lasciato la capitale e si era ritirato nella fortezza di Gaeta. La linea difensiva era quella un po' di rafforzare questa linea del Volturno e del Garigliano e di portare guerra, quella definitiva, quella che avrebbe dovuto salvare le sorti del regno, proprio a nord, presso il confine. Le cose sappiamo benissimo che non andranno come preventivato, non solo, quindi il re ha una serie di, diciamo, anche di grosse delusioni. La prima grande delusione ce l'ha proprio a bordo della nave che da Napoli lo porterà a Gaeta, perché si rende conto che tutte le navi che incrociano in questo tratto, al quale chiedono di fare da scorta, in realtà nessuno vuole seguire il re a Gaeta. Anzi, c'è addirittura il capitano di una nave che risponde in malo modo. Altre delusioni ce l'avrà ovviamente con la stessa battaglia del Garigliano, con la perdita dell'altra, diciamo, fortezza di Capua e infine la battaglia di Mola di Gaeta, una battaglia che in qualche modo taglia completamente la piccola roccaforte. Allora, noi, dicevo, abbiamo scelto questa giornata un po' per ricordarlo, perché è importante, no? Il 10 è stata un'altra giornata della memoria molto importante, quindi noi riteniamo che riannodare un po' i fili della memoria sia qualcosa di assolutamente significativo, soprattutto come passaggio alle generazioni più giovani, che spesso molti di questi episodi li ignorano totalmente. Io penso che i fili della memoria sono un po' la trama sulla quale dobbiamo poi scrivere il nostro presente. E ci ritroviamo quindi proprio oggi per parlare di qualche aspetto magari un po' più particolari. Io so che da stamattina ci sono state tante iniziative proprio online, perché ovviamente quelle in presenza sono sempre difficili da realizzare in questo momento di Covid. Ho visto bellissimi interventi, cerchiamo anche noi di dare un piccolissimo contributo. Con me c'è sempre l'amico Fernando Riccardi. Fernando, buonasera. Buonasera, buonasera. Amici pronti, ecco, e con Fernando andremo a trattare di qualche aspetto, dicevo, un pochino particolare che può riguardare non solo l'assedio di Gaeta, ma anche un po' quello che è il contorno. Io adesso ho velocemente dato delle coordinate geografiche e temporali, però in realtà la situazione non è stata semplicissima e ci sono stati anche molti personaggi cosiddetti, che noi diciamo sempre i minori, che sono stati coinvolti. Allora, Fernando, io vedo che c'è già un bel pubblico che ci saluta, ci sono gli interventi di tanti amici, c'è Marco Del Pasqua da Siena, Goffredo Buttarazzi, Tonino Martino, Costantino, Giovanni Martini, ma vedo anche nei saluti, ma vedo anche tantissime persone. Allora, io ti lascio adesso la parola proprio per, diciamo, ecco, trattare di questi personaggi e poi magari la riprendo per fare alcune valutazioni di tipo, diciamo, politico-simbolico su quello che è stato, Gaeta e la sua fine. Prego.
Grazie Maria, io ti ringrazio della tua, come dire, puntualità, no? Del ricordare questi anniversari che sono importanti. Ringrazio chiaramente i nostri amici che ormai ci accompagnano in questa diretta. Vedo che se ne aggiunge sempre qualcun altro di nuovo, per cui vuol dire che qualche seme lo stiamo gettando e oggi parleremo, come tu hai già ben detto, di questo atto conclusivo, no? L'assedio, quello che viene chiamato l'assedio di Gaeta, quindi 13 febbraio 2021, quindi esattamente siamo al 160° anniversario di questo evento che, come potremo vedere, sarà un evento molto triste, soprattutto per le conseguenze che genererà. Tutto nasce, tu già l'hai detto, quando il 20 ottobre del 1860 al Macerone le truppe piemontesi sconfiggono i reparti napoletani di Scotti Douglas e quindi costringono l'esercito borbonico, che dopo la battaglia del Volturno si era attestato proprio sul fronte del Volturno, facendo perno anche la fortezza di Capua, costringe l'esercito borbonico ad indietreggiare, a ritirarsi, perché correva il rischio chiaramente di essere preso alle spalle dal versante di Isernia, dal versante molisano. In un primo momento lo Stato Maggiore Borbonico decide di attestarsi in una zona intermedia, più o meno tra Calvi, oggi Risorta, Teano e Sessa Aurunca, però la posizione era debole e quindi subito dopo si decide, diciamo così, di ritirarsi, indietreggiare ancora di più e quindi di attestarsi sulle sponde del fiume Garigliano, nei pressi di Minturno e di Scauri. Chiaramente Cialdini si gettò immediatamente all'inseguimento dei reparti napoletani perché voleva cercare, nel tentativo di intercettare questi reparti, quindi di costringerli, di neutralizzarli, prima che potessero appunto acquistare, assumere una posizione difensiva e quindi rendere più impegnativo il combattimento. In effetti la ritirata borbonica si svolge in maniera ordinata e soprattutto grazie alla retroguardia che era capitanata, che era comandata dall'ufficiale, dal maresciallo svizzero von Meckel, che riesce a proteggere la ritirata appunto del grosso delle truppe borboniche e quindi a neutralizzare gli attacchi di Cialdini. Vi sono alcuni combattimenti che non sempre sono ricordati. Ricordiamo quello del 26 ottobre, per esempio, nei pressi di Teano, nel villaggio di San Giuliano, e poi ancora a Santa Maria la Piana, che è una frazione di Sessa Aurunca. Qui la Brigata Bergamo, che costituiva il nervo dell'esercito piemontese, si scontra con i cacciatori di Polizzi e di Mortier, con la Brigata Estera di Mortier, che erano tra i reparti migliori dell'esercito borbonico. Mentre il generale Matteo Negri, di cui parleremo più avanti, con le sue artiglierie falcidiava i reparti piemontesi, infliggendo loro gravi perdite e costringendoli addirittura a battere in ritirata. La sera di quello stesso giorno, per ossia il 26 di ottobre, l'armata napoletana, che era passata dal comando di Ritucci a quella del generale Salzano, si schierava in tutta tranquillità sul nuovo fronte che era, come abbiamo già detto prima, delineato più o meno dal corso del fiume Garigliano. Qualche giorno dopo, il 29 ottobre, Cialdini, desideroso di rifarsi dello smacco subito, attaccava in forze il nuovo fronte borbonico per cercare di scompaginare la linea di difesa napoletana. Ma nei pressi del ponte, proprio dove c'è oggi il ponte sul Garigliano, incontrò una fiera resistenza da parte dei soldati borbonici, diretti soprattutto dal maresciallo Colonna e dal generale Matteo Negri, che ritorna, e si batterono valorosamente i soldati napoletani e respinsero ancora una volta gli attacchi dei reparti piemontesi. E i piemontesi furono costretti a retrocedere ancora una volta, accusando anche delle gravi perdite. L'anima di questa resistenza, sia prima ma anche della battaglia del 29 sul Garigliano, fu questo generale Matteo Negri. Matteo Negri era un generale palermitano che si era molto ben distinto
quando Garibaldi aveva invaso l'isola e che poi aveva seguito il re sia a Napoli e era rimasto sempre fedelmente al suo posto, a differenza di molti altri che avevano preferito, come sappiamo, fare il salto della quaglia passando da un campo all'altro. Il generale Negri fu l'anima della resistenza di quello scontro violento e non smise un istante dall'incitare i suoi soldati e dal dirigere i colpi di artiglieria sui soldati piemontesi. Fu ferito più volte nella battaglia del Garigliano, prima ad un piede e poi gravemente, anzi mortalmente, all'addome. Quando fu raccolto dai suoi ufficiali, ebbe ancora il coraggio di dire: difendete questo passo e la vittoria sarà nostra. Era però gravemente ferito, fu condotto in una casa, in un'abitazione privata nei pressi di Scauri e lì qualche ora dopo si spense tra le braccia del fratello che era un altro militare di carriera. Il corpo del generale Matteo Negri fu trasportato a Gaeta e quindi furono tributate delle esequie magniloquenti, le esequie alla stregua di un capo di Stato. Poi fu a queste esequie parteciparono anche il re Francesco II di Borbone e la regina Maria Sofia di Baviera. Poi fu sepolto nella cattedrale di Gaeta in un mausoleo marmoreo molto bello, dove tuttora riposa e dove la sua tomba, e questa è una cosa incredibile a distanza di tanti anni, viene ancora fatta, c'è quasi un pellegrinaggio, diciamo, di gente che si reca lì nella cattedrale di Gaeta ad omaggiare ed a pregare sulla tomba di questo valoroso combattente napoletano. Dopo la battaglia del Garigliano, l'esercito napoletano però sempre mal diretto e mal guidato, anche ancora una volta, non seppe sfruttare la circostanza favorevole, perché si trattava di prendere l'abbrivio da questa vittoria e quindi si trattava di inseguire i piemontesi che si erano ritirati disordinatamente. Però non c'era questa mentalità di andare all'attacco, ma c'era soltanto, si badava soltanto, come si suol dire, a leccarsi le ferite. Pensate che ci fu qualcuno, una mente molto fervida, che aveva proposto addirittura di distruggere il ponte sul Garigliano, quindi limitandosi ad una guerra di solo contenimento. Poi fortunatamente il ponte non fu più fatto saltare, ma ci si limitò a levare le tavole, il che però impedì alla, soprattutto ai reparti di cavalleria napoletana, di gettarsi all'inseguimento dei piemontesi. Quindi ci si condannava fatalmente ad una guerra di posizione, con il pericolo serio di essere aggirati dalle parti di San Germano, di Erda Cassino, ed è per questo che lo Stato Maggiore Borbonico dette l'ordine di abbattere i vari ponti sull'Iri, tra cui anche quello antichissimo, il Pons Curvus di Pontecorvo, proprio per evitare, e le scafe che poi stavano sul fiume Liri, per evitare proprio che i piemontesi potessero utilizzare questi ponti e queste scarpe per piombare alle spalle dell'esercito borbonico che era attestato sul Garigliano. Così facendo però ci si condannava assolutamente ad una guerra difensiva e non c'era nessuna possibilità di contrattacco. La situazione poi peggiorava anche perché la flotta piemontese di Persano, che aveva inglobato nel frattempo, diceva Maria, parecchie delle navi da guerra borboniche erano passate al nemico, cominciava a bombardare le posizioni sul Garigliano dalla parte di Scauri, quindi c'era il fuoco anche dalla parte del mare. Ciò nonostante, le cronache dicono che nel campo borbonico regnava un certo ottimismo, tanto è vero che il 1 novembre si tenne nel campo borbonico, proprio nei pressi del fiume Garigliano, una ricorrenza solenne, proprio per festeggiare, per celebrare la ricorrenza di tutti i santi. La situazione però era destinata a peggiorare, perché chiusi in quello spazio angusto, anche la difesa più accanita non aveva troppe speranze di mantenersi a lungo. Tant'è vero che il 2 novembre ripresero immediatamente i bombardamenti da parte dell'ammiraglio Persano dal mare, mentre alcuni plotoni di bersaglieri su alcuni pontoni cercavano di sbarcare per
per prendere alle spalle i borbonici, il che costrinse lo Stato Maggiore borbonico a dare l'ordine di ripiegare ulteriormente verso la fortezza di Gaeta. Questa volta la ritirata non fu così ordinata come dal Volturno, come da Capua, e quindi ci voleva qualcuno che bloccasse l'avanzata piemontese. E questo incarico fu assegnato, e qui siamo, dopo Matteo Negri, al secondo di questi personaggi di cui io vorrei brevemente parlare, il compito fu assegnato ad un umile e anche non troppo giovane capitano di fanteria, il capitano abruzzese Domenico Bozzelli, che era nativo di Castel de Sangro, quindi abruzzese, che era al comando di due compagnie del sesto cacciatori. Teniamo conto che per due compagnie si intendono più o meno 200 uomini. Ecco, a Bozzelli fu dato questo ingrato compito di cercare di frenare l'avanzata delle truppe piemontesi, che erano chiaramente in numero esorbitante, sovrabbondante. Ciò nonostante, Bozzelli e i suoi uomini seppero mostrare una condotta eroica. Alla fine morirono tutti e 200, e compreso il capitano Bozzelli, però riuscirono nel miracolo di ritardare il più possibile l'avanzata piemontese, e quindi la ritirata del grosso delle truppe piemontesi direzione di Gaeta poté compiersi in assoluta tranquillità. A questo punto viene da fare una considerazione: se gran parte degli ufficiali, soprattutto superiori dell'esercito napoletano, avessero avuto la tempra del generale Matteo Negri o del capitano Domenico Bozzelli, oggi forse la storia potremmo restare qui a raccontare tutta una storia diversa. E invece sappiamo benissimo come le cose sono andate a finire. Poi ci fu un'altra battaglia a Mola di Gaeta, però ormai la sorte dell'esercito borbonico era segnato, che era quello di andarsi a rinchiudere nella munita fortezza di Gaeta. A questo punto c'è da porsi una domanda: ma come mai lo Stato Maggiore borbonico, già in tempi non sospetti, quando il re, come aveva detto Maria Scerrato, già il 7 di settembre si era andato a chiudere nella fortezza di Gaeta con una parte del suo esercito, come mai il re e lo Stato Maggiore napoletano avevano preso questa decisione, che dal punto di vista strategico e militare è una decisione castrante, se così si può dire, una decisione sbagliata, perché ci si condanna ad una difesa ad oltranza, pur sapendo che prima o poi questa difesa sarebbe stata sgretolata? Ebbene, questo che noi chiamiamo errore dal punto di vista strategico-militare effettivamente si deve soprattutto ad una considerazione del re Francesco II, che è stato molto, come dire, molto, molto criticato per questa decisione, ma effettivamente c'era una logica, ed era questa: Francesco II contava di resistere a Gaeta, ma di resistere per un periodo di tempo limitato, e questo periodo di tempo limitato doveva servire a consentire alle potenze amiche, e quindi soprattutto Austria, Russia e Spagna, di intercedere per ordinare il cessato il fuoco, e quindi per vanificare quell'indebito atto di aggressione che aveva subito da parte del cugino Vittorio Emanuele II, ovvero sia dal regno del Piemonte. In poche parole, Francesco II contava, e anche qualche suo ministro a dire il vero, contava nella possibilità che si potesse addivenire ad una conciliazione diplomatica che frenasse l'impeto aggressivo di Vittorio Emanuele di Savoia, e quindi restituisse la proprietà e l'integrità del regno al suo legittimo sovrano, ovvero a se stesso. Cosa che, come sappiamo, non avvenne, anche perché nessuna di quelle potenze, quindi sia Spagna, sia Russia, sia Austria, che si trovavano ad attraversare dei periodi molto complicati, non riuscirono a mettere in piedi questo tentativo diplomatico, e quindi la parola passò definitivamente alle armi. Abbiamo lasciato quindi l'esercito borbonico ormai accatastato
dietro il bastione, al riparo dei possenti il bastione della fortezza di Caeta. Il vero e proprio assedio inizia il 5 novembre del 1860 e andrà avanti, come abbiamo già detto, fino al 13 febbraio del 1861. Si tratta, per l'esattezza, di 102 giorni, quindi l'assedio durò 102 giorni. Ma più che un assedio, si trattò soprattutto di un duello fra artiglierie. Se non che ai vecchi cannoni borbonici obsoleti si contrapponevano i nuovissimi cannoni cavalli, i cosiddetti cannoni rigati dei piemontesi, che avevano una gittata di gran lunga superiore e che, ironia della sorte, l'esercito sabaudo sperimentò proprio per la prima volta durante l'assedio di Caeta. Quindi potete chiaramente comprendere come il confronto anche tra le artiglierie era assolutamente impari. Infatti, mentre i piemontesi, avendo questi obici con una lunga gittata, potevano colpire gaete indisturbati, dall'altro canto le artiglierie borboniche non avevano la possibilità di replicare efficacemente perché i loro proiettili non giungevano fino alle postazioni piemontesi. Potete capire chiaramente che si trattò di un vero e proprio stillicidio, no? Calcolato, cinico, attraverso il quale Cialdini, che era il comandante in capo, che dirigeva le operazioni con flematica crudeltà, portò avanti fino alla fine questo suo disegno che aveva una logica dal punto di vista militare, ma che si rivelò assolutamente tragico ed anche crudele, se vogliamo dirla tutta. Infatti non c'era bisogno di mandare i suoi uomini allo sbaraglio. Cialdini non aveva bisogno di mandare i suoi uomini sotto il bastione di Caeta, ma si limitava a bombardare la città sapendo che prima o poi questa resistenza disperata si sarebbe esaurita. Potete chiaramente comprendere che furono veramente dei mesi terribili, dei giorni terribili per gli assediati, perché accanto ai bombardamenti incessanti e devastanti che a un certo punto cominciarono ad arrivare anche dal mare i proiettili, quando la squadra dell'ammiraglio Versato prese il posto della Francia che ormai aveva abbandonato Francesco II al suo destino. Ben presto i viveri cominciarono a scarseggiare e soprattutto iniziarono a scarseggiare da quando le navi piemontesi, facendo un blocco dal mare, impedivano ai rifornimenti di entrare nella fortezza. Senza dimenticare che a un certo punto scoppia una virulenta epidemia di tifo che provocò parecchie vittime tra i soldati e tra la popolazione civile. Ma anche in quella cinica operazione di distruzione sistematica della fortezza ci fu chi si distinse in maniera particolare, e questa volta non stiamo parlando di eroismo come Bozzelli o come Negri, ma stiamo parlando di un qualcosa profondamente diversa. E allora qui entra il terzo ed ultimo personaggio di cui vorrei parlarvi. Si parla del capitano Giacomo Guarinelli. Guarinelli era un ufficiale napoletano che si era formato nella prestigiosa scuola della Nunziatella ed era diventato ufficiale del genio. Era molto stimato già da Ferdinando II, il padre di Francesco, che tanto è vero che nel 1850 lo aveva inviato proprio a Gaeta ad assumere la sovrintendenza della realizzazione di alcune opere pubbliche. Fra i tanti compiti gli fu affidato anche quello di guarnire ulteriormente la fortezza di Caeta, rinforzando i punti più pericolanti e quindi facendo delle opere aggiuntive che la potessero rendere ancora più inespugnabile, come del resto aveva dimostrato già nel corso dei secoli. Cosa che Guarinelli portò a compimento con zelo, con incredibile zelo. Guarinelli però era anche un abile marinaio ed era abituato a fiutare la direzione del vento, e così quando si rese conto che per i Borboni ormai non c'era più scampo, già in quelle convulse fasi del 1860, decise bene di passare armi e bagagli del campo piemontese, consegnando ai piemontesi i progetti, le ristrutturazioni che lui aveva compiuto, aveva eseguito sulla fortezza di Caeta e persino le mappe di queste opere da lui realizzate.
E così fu proprio grazie alle sue preziose informazioni che i piemontesi riuscirono ad individuare i punti deboli della fortificazione di Gaeta e lì indirizzarono prevalentemente i tiri delle loro potenti artiglierie. Guaridelli, insomma, svolse un ruolo decisivo nella caduta della fortezza di Gaeta. Fortezza di Gaeta che sarebbe caduta in ogni caso, ma le informazioni del Guaridelli furono addirittura devastanti, perché riuscirono a far individuare ai piemontesi, che non avrebbero potuto farlo in maniera contraria, dove dovevano essere concentrati i tiri degli obbici, i tiri degli artiglierie. Non a caso, dopo la nascita del Regno d'Italia, Guaridelli non aveva alcun pudore, senza pudore, né rimorsi di coscienza, quando diceva che senza di lui il risorgimento non si sarebbe realizzato. Anzi, diceva proprio una frase ancora più ad effetto: sono io ad aver dato una mano decisiva al suo compimento. Quindi, secondo Guaridelli, senza questa sua preziosa opera, senza questo suo tradimento, sarei dire io, il risorgimento non si sarebbe compiuto, o perlomeno non si sarebbe compiuto in maniera così rapida. Fatto sta che, contento di questa sua condotta altamente disonorevole, il maggiore Guaridelli, perché nel frattempo era stato promosso maggiore, perché chi tradisce solitamente viene ricompensato con la promozione, ad appena 50 anni si ritirò a vita privata e molto ricco, perché evidentemente i suoi nuovi padroni lo avevano ricompensato molto bene per i suoi preziosi servizi. Un giorno drammatico fu sicuramente il 13 di febbraio del 1861, e quindi stiamo parlando esattamente di 160 anni fa, quando un obice sparato dai cannoni piemontesi colpì la batteria Transilvania ci fu uno scoppio terribile, saltò in aria la polveriera e morirono 53 soldati napoletani e molti altri morirono successivamente perché ricoverati negli ospedali da campo. E tutto questo avviene, e questa è la cosa drammatica, proprio mentre a Villa Caposele erano già in corso le trattative per la resa della fortezza. Ma l'ineffabile Cialdini aveva dato l'ordine di non sospendere il bombardamento, forse perché pensava nella sua perfidia che, continuando a bombardare ed a uccidere, le trattative sarebbero andate avanti in maniera più spedita. Soltanto 3 ore dopo, finalmente venne ordinato il cessate il fuoco. Cialdini e il comandante borbonico Ritucci firmarono la resa della fortezza. Il giorno seguente, siamo quindi al 14 ottobre, alle prime ore del mattino, il re Francesco II e la regina Maria Sofia abbandonavano la fortezza di Gaeta dopo aver salutato i commossi quel che restava dei valorosi difensori di Gaeta. Si imbarcarono sulla nave da guerra francese Mouet e si recarono a Roma, dove iniziava il lungo esilio, ospiti non sempre graditi del pontefice Pio IX. Entrambi i sovrani quel giorno non potevano saperlo, ma non avrebbero più rivisto quello che era stato il loro regno soltanto per pochi mesi. Il 15 febbraio c'è la consegna ufficiale della fortezza con la brigata Bergamo che prende il posto dei soldati borbonici e con il vessillo tricolore con lo scudo San Paolo nel centro che viene issato sulla torre normanna. Alla fine di questo assedio devastante i piemontesi registrarono 46 vittime, mentre i soldati borbonici furono 826 quelli che persero la vita, mentre altri 200 risultarono dispersi, e furono soprattutto quelli i cui corpi non potevano essere ritrovati proprio per lo scoppio della batteria Transilvania. Ci furono anche qualche centinaio di vittime tra i civili. La caduta della fortezza di Gaeta, alla quale più o meno un mese dopo seguirà quella di Civitella del Tronto, il 20 di marzo, determinò la definitiva scomparsa del glorioso regno delle Due Sicilie e decretò l'inizio del percorso della nascita del Regno d'Italia sotto la dinastia Sabauda. Fu proprio allora, o meglio, fu proprio a partire da quel momento che iniziò a porsi ed a imporsi, anche se così si può dire,
la cosiddetta questione meridionale, che ancora oggi, a distanza di così tanto anno, a così tanto tempo, tutt'altro che risolta, continua a conservare tutta intera la tua disarmante attualità. Io vi ringrazio, ho pensato di mettere in luce alcuni personaggi forse non troppo reclamizzati, se così possiamo dire, però anche questo insomma fa parte di quella tragica vicenda che è stata l'assedio di Gaeta, per i cui danni, di cui ci parlerà tra poco Maria Scerrato, nel meridione d'Italia è conosciuta come Gaeta, la città martire, martire del risorgimento, chiaramente. Vi ringrazio per la cortese attenzione. Grazie Fernando, io riprendo, come dire, un pochino le fila. Io non ho, mi piace sempre Fernando per la sua capacità, come dire, di presentare aspetti nuovi in argomenti che si pensa, no, che siano sempre, in cui si sia già detto sempre tutto, siano argomenti ormai triti. In realtà Fernando mi sorprende perché ogni volta, come dire, magicamente tira fuori qualcosa di nuovo, qualcosa che può essere ridetto e reinterpretato. Ma è il bello della storia, è meglio della storiografia, in cui non c'è mai niente di assolutamente definitivo, c'è sempre qualcosa da aggiungere. E poi mi piace ovviamente la sua chiarezza e la sua capacità espositiva. Io quello che ho preparato è non tanto una relazione, in quanto credo che insomma sui fatti ci siano tantissimi materiali in giro. Ho cercato di mettere del materiale iconografico all'interno dell'evento, quindi alcune immagini magari di Gaeta non molto viste. Ce ne sono alcune che sono immagini fotografiche, fanno parte di una collezione molto più ampia, di cui forse speriamo che ci sia una possibilità di digitalizzazione e quindi di poter in qualche modo fruire anche di un materiale in cui possono emergere molti più dettagli. Vi consiglio, come al solito, sempre qualche libro. Il libro che vi consiglio questa volta è di Gigi Di Fiore, un libro che ormai ha quasi una decina di anni, ma mi piace consigliarvelo in quanto ha la scorrevolezza e la piacevolezza forse di un quasi di una narrazione o altro. Se invece avete magari qualche altro così desiderio di mettere un po' più di fiction, vi consiglio il mio di romanzo, in quanto questo mette insieme due argomenti di cui abbiamo già trattato, quindi l'assedio di Gaeta e la battaglia di Bauco. Ma torniamo con le mie considerazioni, alle quali io spero, ecco, vedo già che qualcuno sta cominciando già a porre delle domande, perché vorremmo magari passare da una parte così semplicemente espositiva a una parte in cui ci sia un maggiore dialogo. E la prima riflessione che facciamo è quella sul significato dell'assedio di Gaeta. Fernando lo ha già detto ed è così: dal punto di vista strategico-militare, resistere a Gaeta è un'operazione assolutamente insignificante. Se consideriamo che la città è una penisola sul mare, circondata ovunque dal mare, capite benissimo che facilmente può resistere, ma non perché può resistere per sempre, insomma, prima o poi deve in qualche modo cedere. Quello che si consuma poi a Gaeta è un'attesa di qualcosa, un'attesa di un intervento da parte delle potenze straniere, delle potenze amiche. Gli unici tentativi che fanno gli assediati sono due piccole sortite di quasi nessun significato, il 29 di novembre e il 4 dicembre, la famosa sortita della notte di Santa Barbara. Anche questo abbastanza senza senso, l'unico senso che aveva forse era di infondere un po' di coraggio, di riprendere un po' di vigore. Ma l'assedio di Gaeta ha un significato maggiore dal punto di vista politico e simbolico. Dal punto di vista politico lo si capisce: finché il re avesse calpestato il suolo del suo reame, fosse anche un metro, sarebbe rimasto il re legittimo. Chiudersi dentro a Gaeta dà a Francesco II la possibilità di far sopravvivere più a lungo che può, sempre in attesa che maturino queste trame diplomatiche e si intervenga a suo favore, e quindi assicura la sopravvivenza del regno. Dal punto di vista, vi dicevo, simbolico, è un po' un giovane re
giudicato abbastanza imbelle, che si riprende la sua dignità di uomo e di sovrano. Certo, questa resistenza passiva salva sicuramente l'onore del re e salva anche la dignità di un popolo, però c'è un prezzo altissimo da pagare per questo, e questo prezzo altissimo lo paga proprio la città di Gaeta. Tenete conto che in soli 3 mesi dell'assedio vengono riversati sulle difese della roccaforte qualcosa come 56.000 proiettili. Ma non sono soltanto le distruzioni, Fernando lo aveva già accennato, in quanto a questo fuoco di proiettili, a queste ogive, anche proiettili ogivali molto interessanti dal punto di vista. Allora, non erano soltanto i cannoni, i cavalli a canna rigata che in qualche modo consentirono la superiorità, se volete, dell'artiglieria piemontese. C'era anche l'utilizzo di un diverso proiettile di artiglieria che non aveva la forma tonda vecchia, di vecchio stampo, ma aveva una forma ogivale e aveva 2 alette. Queste 2 alette consentivano, o meglio, non consentivano quello che veniva chiamato il vento, cioè quello spazio dentro la canna in cui il proiettile a palla si poteva muovere. Questo determinava una maggiore precisione di tiro, ma anche una maggiore sicurezza che il proiettile arrivasse sul bersaglio. Questo stesso proiettile ogivale aveva, sempre ad opera del famoso generale piemontese Cavalli, una spoletta molto particolare. Tenete conto che la spoletta, anche se veniva accesa questa miccia si poteva in qualche modo spegnere. Si poteva spegnere già all'interno della canna, ma si poteva spegnere molto di più proprio durante il percorso. Ecco, la messa a punto di questa speciale spoletta consente un fuoco distruttivo maggiore. Ma non è soltanto questo, vi dicevo, sono le epidemie di tifo. Le epidemie di tifo che scoppiano ripetutamente per una serie di motivi. Il primo motivo ovviamente è l'acqua potabile. C'erano dei serbatoi nella città, la città era ben congegnata per resistere all'assedio, quindi c'erano questi serbatoi di acqua potabile, ma purtroppo venne inquinata dai detriti che i proiettili avevano provocato, dai detriti che le esplosioni dei proiettili avevano provocato. Si raccoglie allora l'acqua piovana e la si fa bollire, ma il problema era anche approvvigionarsi di legna. Non c'era praticamente legna all'interno della città se non quella necessaria, quella che veniva in qualche modo messa da parte e serviva all'interno delle batterie per tenere più saldi i cannoni. Muoiono centinaia di militari e di civili, le stime che ha fatto Fernando sono giuste, perché io riporto 809 soldati e 23 ufficiali napoletani, che fa giustamente gli 826 soldati che aveva citato Fernando. Ci sono anche poi delle circostanze che certo nessuno aveva previsto al momento dell'assedio, cioè le famose truppe che vengono tagliate fuori nel momento in cui Cialdini si pone a Mola di Gaeta, per forza devono essere accolte all'interno della fortezza, ma era ovviamente un ingresso di truppe non previste e il numero è esorbitante, sono 12.000 soldati, quindi immaginate una città. Gaeta aveva una popolazione di 3.000 abitanti nella parte, diciamo, della roccaforte e 12.000 nel borgo. Ora, i 12.000 nel borgo ovviamente lì devono cedere addirittura le loro stesse abitazioni, in quanto o rimangono vittime proprio di questo di queste manovre militari oppure vengono uccisi, quindi in qualche modo pensano che sia meglio lasciare le proprie abitazioni. Ma improvvisamente, insieme a questa popolazione civile, si riversano ovviamente una gran quantità di soldati e la situazione, proprio le condizioni di vita, le condizioni igienico-sanitarie arrivano veramente al limite. Pensate che vi dicevo che all'inizio dell'assedio sono presenti 1.770 ufficiali e 19.700 soldati, un numero davvero impressionante, solo un terzo dei quali ha la possibilità di avere letti e coperte. Gli altri si arrangiano, dormono sulla nuda terra o si coprono con i pastrani militari.
Molti prendono alloggio nelle case dei civili che sono state abbandonate, nelle stalle. Ci si arrangia un po' come si può. Non è possibile lavarsi gli indumenti e nemmeno lavarsi. Ci si lava con l'acqua marina, però il sale rimane appiccicato addosso. C'è anche poi la questione di cosa fare con le carogne e putrefazione degli animali. Gli uomini vengono seppelliti sotto le strade. Tenete conto, come vi dicevo, sempre del numero delle morti di cui vi ho detto. Scarseggiano, per esempio, i medicinali. Molte delle operazioni devono essere fatte senza anestetico. Sono frequenti le amputazioni perché il tipo di traumi, diciamo, il tipo di ferite che venivano riportate spesso erano schiacciamenti da traumi, quindi era necessario amputare, direttamente. Quindi tenete conto come questi uomini all'interno siano fortemente piegati da malattie, da sporcizia, da denutrizione. Allora, la fortezza aveva viveri, tant'è che quando escono poi consegnano addirittura le razioni dei viveri. Non avevano però viveri freschi. Venivano riforniti grazie a questa azione pietosa, diciamo, delle navi, delle potenze amiche. Ma quando nel 19 gennaio Napoleone III decide di ritirare la flotta, non c'è più nemmeno questa possibilità di rifornimento. C'è il barbiere dei Tiran che proprio sta lì che piange, proprio con le lacrime agli occhi, per via che si rendeva conto di essere stato per lungo tempo, per almeno 2 mesi, l'unica possibilità di sopravvivenza. Un po' di cibo fresco arriva da Terracina, ma quello che arriva sono poche ceste di fichi, di noci, c'è un po' di pane. Non mancava la farina. Non mancava la farina, tant'è che vengono costruiti tantissimi forni. Anche l'operazione di costruzione dei forni è un'operazione molto interessante. E il vitto, diciamo, che si riduce a una scodella di minestra di fagioli, una fetta di pane, un po' di lardo, un po' di carne, soprattutto di maiale. Soffrono con gli uomini anche le bestie. Un certo numero di cavalli vengono addirittura letteralmente regalati ai piemontesi, e questo ci dice lunga anche un po' dei napoletani. Qualunque altro, diciamo, non so, popolo in questa stessa condizione avrebbe magari ucciso gli animali piuttosto che consegnarli ai nemici. Questi, purché gli animali vivano, e questo ci dice molto proprio della mentalità anche contadina, purché gli animali vivano, li affidano direttamente ai nemici. Gli altri che rimangono, circa 1 migliaio di cavalli, ci racconta Charles Garnier, questo giornalista francese che documenta tutta quanta la durata dell'assedio. A un certo punto sono talmente affamati che mangiano addirittura le porte delle case o le tavole dei carri. Ci si mette anche il clima. Stranamente, Gaeta, città marina, una città in cui immaginiamo il clima che sia particolarmente mite, non lo è affatto. La popolazione, i soldati sono tormentati da un inverno molto piovoso, con addirittura un episodio di neve, anzi 2 episodi di neve, di cui una proprio il 25 di dicembre. La cosa non va meglio nel borgo. Nel borgo, ovviamente, la popolazione viene scalzata dagli assedianti che sequestrano e abbattono addirittura le case, le fattorie, distruggono gli orti, gli uliveti e li costringono a ritirarsi nell'entroterra o a vivere in costante pericolo. Tenete conto che per l'assedio di Gaeta non si bada assolutamente a spese. Si calcola che i costi dell'operazione militare siano stati 25 milioni di lire, che rapportati forse agli euro attuali sono più di 1 miliardo di euro. D'altra parte, i passa 20.000 soldati di Cialdini erano assolutamente molto ben equipaggiati e molto ben riforniti. Come vi dicevo, per allestire gli accampamenti militari vengono spianati 100 ettari, sui quali vengono innalzate tende, erette le baracche per questi quasi 20.000 soldati piemontesi. È ovvio che poi i genieri, per organizzare le opere di difesa, sconvolgono totalmente il territorio, scavando trincee, fortificandole, realizzando ben 6 batterie sui colli intorno alla città. Sfruttano e tagliano anche i boschi della zona di fondi.
Situazione sempre più difficile per la città fino al 18 novembre, quando proprio il generale Cialdini chiede una tregua al generale Vial per lo sgombero del borgo e la sepoltura dei cadaveri. Gli viene concessa. In questo 48 ore avviene anche qualche altra cosa. Non solo la famiglia reale, composta dalla regina madre, dai piccoli principi e le principesse, tutto il corpo diplomatico, ad eccezione dell'ambasciatore spagnolo Bermudez de Castro, ma anche parte della popolazione civile lasciano le loro case portando con sé pochissime cose e si imbarcano su questo piroscafo da Rome che salpa alla volta di Civitavecchia, e da allora ogni domenica il piroscafo porterà via parte della popolazione. Il 22 novembre vengono chiusi definitivamente tutti i negozi in mancanza di merci, e perfino le osterie non hanno più nulla da cucinare se non quello che portano gli stessi avventori. L'economia della città è totalmente distrutta. Tenete conto che prima dell'assedio vi erano 300 frantoi in attività. Dopo questo sconvolgimento, questo uragano, sono ridotti a pochissime, ma mancano le stesse uliveti che sono stati quasi completamente distrutti. C'era sempre al borgo una piccola industria navale, piccola perché ovviamente la città marinara non era enorme, che dava comunque lavoro a circa 2000 persone, c'erano 300 pescherecci e poi c'era ancora il numero di persone che lavoravano nel cosiddetto indotto, quindi realizzavano per esempio il cordame, le reti, oppure fabbricavano, cioè, piccoli laboratori di sapone e di pasta. Dopo l'assedio di Gaeta, come vi dicevo, la città, quello che appare a chi entra nella città, sconvolge gli stessi assedianti. Entrando a Gaeta, il principe di Carignano si rende conto della tragica situazione e si impegna per far avere alla città un risarcimento dei danni provocati. Peccato che poi questo risarcimento non sia in realtà mai arrivato, se non delle piccole briciole avute anche faticando non poco. Si fa il conto dei danni. 109 edifici civili rasi al suolo, la porta di terra con la chiesetta detta del Calvario ridotto a mucchio di cenere, palazzo reale ineggibile, così la casamatta dove avevano vissuto il re e la regina. Sono state distrutte le case vicine, il famoso Caffè del Sole, la chiesa di San Francesco è stata danneggiata, e così come l'Addolorata, addirittura Largo Conca è distrutto. Stessa sorte anche al borgo, le strade sono sparite, così i magazzini, le case e le botteghe che vi si affacciavano. Gaeta fu l'unica città poi a richiedere i danni di guerra, e come vi dicevo prima non arrivarono che poche briciole. Gaeta può essere considerata davvero la città martire dell'unificazione, coinvolta in questa invasione del regno in cui il regno doveva proprio sparire. I danni quantificabili sono qualcosa come 2 milioni di lire dell'epoca, circa 200 milioni di euro attuali, per un assedio realizzato con grande dispendio. Ma qui volevo fare ancora qualche altra considerazione rispetto al fatto che noi chiamiamo quello di Gaeta un assedio, ma in realtà non fu un assedio. Quello di Gaeta dovrebbe essere chiamato un bombardamento. Allora, l'assedio ha per sua natura quello della resistenza, del tempo. L'assedio è una situazione nel quale il tempo si cristallizza. Sia gli assediati che gli assedianti, anche in questa situazione, sanno benissimo che è solo una questione di tempo. Ma quello che fa Cialdini è un bombardamento continuo, un bombardamento che, come vi ha detto benissimo il bravo Fernando, avviene addirittura nel momento in cui si stanno siglando, si stanno portando avanti le trattative durano 3 giorni, addirittura la stessa giornata del 13, nella stessa giornata del 13 si continua a martellare la città. E allora uno si chiede, ma perché? Perché si spende così tanto per Gaeta? Perché il bombardamento è continuo e incessante? Cosa che non accade per esempio a Civitella o a Messina, dove per carità c'erano stati anche dei tiri, ma non è una situazione come quella di Gaeta. Beh, la presenza stessa del re è significativa. Gaeta deve essere annientata, perché finché rimarrà a Gaeta Francesco II non ci può essere la dissoluzione del regno, e si mirava esattamente a questo.
come lo sapeva benissimo Francesco, per lo stesso identico motivo lui resisteva ad oltranza. Resiste a oltranza Francesco, ma è anche Orè che ha cognizione di quello che sta accadendo. Io non l'ho mai poi considerato così sprovveduto, forse qualche carattere, diciamo, non tanto di debolezza quanto proprio di forte consapevolezza che la fine era mai inevitabile e quello che voleva fare era di evitare quanto più possibile lo spargimento di sangue. L'ultimo ordine del giorno del re prima di lasciare Gaeta il 14 febbraio ci spiega un po' le ragioni del suo abbandono. Come re ha il dovere di risparmiare le vite. Riconosce ovviamente che i militi di Gaeta hanno salvato l'onore dell'esercito delle due Sicilie e la dignità del sovrano a cui esprime riconoscenza. La capitolazione, ecco, la capitolazione viene scritta e viene scritta ovviamente con 23 articoli che verranno utilizzati anche per le capitolazioni successive e per alcuni episodi minori a me particolarmente diciamo cari perché li ho trattati nei miei romanzi. Quello che prevede la capitolazione è la consegna di tutti quanti gli armamenti, i depositi e perfino i viveri di Gaeta. La città viene completamente spogliata e così accade. Subito dopo la partenza dei sovrani escono i soldati sfilando sull'istmo di Montesecco, al cui fondo ammucchiano le armi. Ci vuole un intero giorno per imbarcarli tutti alla volta delle varie prigioni militari: Milano, Alessandria, Torino, Brescia, ma anche Ischia, Procida, Capri e Ponza. Questo perché nella capitolazione uno degli articoli prevede proprio questo, che ci sia un periodo di prigionia per i soldati vera e per gli ufficiali sulla parola, finché anche le altre fortezze, finché soprattutto Civitella, che sarà proprio l'ultimissima, non cederà. C'è il riconoscimento comunque del comportamento valoroso, dell'estremo sacrificio fatto dai soldati napoletani. C'è da dire che mi piace concludere ma questa parte con le parole di Charles Garnier. Charles Garnier dice che a Gaeta è stata scritta una delle più belle pagine della storia. Ma stavolta a scriverla non sono stati i vincitori, ma i vinti. E forse, ecco, i soldati delle due Sicilie e lo stesso re si sono completamente riscattati proprio a Gaeta. A me piace sempre le immagini, piace sempre un po' anche parlare con le immagini, che sono dell'idea che un'immagine a volte valga molto più di 100 parole. E l'immagine che abbiamo scelto, oltre a quelle che ho messo, ho cercato anche immagini, diciamo, non completamente inedite, ma un po' più nuove. L'immagine che abbiamo scelto come immagine di copertina è stata invece un dipinto del 1975 del fondano purificato. E proprio qui, da questo episodio, vogliamo un po', avrei iniziato, ma in questa volta vogliamo concludere. È una rappresentazione simbolica di un evento che lo stesso pittore legge da un saggio narrativo di Carlo Alianello, pubblicato soltanto qualche anno prima. È un episodio proprio di carnevale, quindi adattissimo proprio anche nella giornata di oggi, che comunque è un sabato di carnevale. L'ultimo carnevale viene festeggiato sugli spalti di una Gaeta assediata che lentamente muore. E in questa Gaeta, che in questa ragazza che viene sorretta proprio così, quasi agonizzante, da un pulcinella, c'è tutto il dramma della città che lentamente muore. È un grande quadro storico, 3 metri per 2, veramente enorme. È un quadro, diciamo, per l'epoca anche un po' strano, perché si inserisce un po' più in, forse, in questa pittura di racconto. Ma il soggetto è quello che ci colpisce ed è il contrasto tra queste figure in maschera che sono tutte quante intorno alla donna che muore, alla città che muore. Queste persone in maschera, insomma, non riusciamo a capire se siano proprio loro gli attori del carnevale o non siano invece le tante maschere di un tempo passato essi stessi. Qual è il messaggio del quadro di Purificato, che poi è anche il messaggio, come vi dicevo prima, di Gaeta? Il contenuto del quadro è la pietà per chi muore e la pietà per un mondo intero che muore con Gaeta.
Allora, anch'io ho finito il mio intervento, torno insieme a Fernando, ovviamente, e vi invitiamo come al solito perché non sia semplicemente così un nostro parlare, ma sia in realtà un dialogo, a porre delle domande. Quindi io vado velocemente a vedere un po' tutti quanti i vostri commenti e vediamo con Fernando se ci sono delle domande. Allora, ci sono tanti carissimi saluti, alcuni li abbiamo già detti, c'è anche Giovanni Martini, c'è Silvano Veronesi, Lucia Sciarrato, c'è Claudio Vettese, Alessandra Arcese, ecco vedo Adriano Piccirilli, quindi tanti ormai affezionati dei nostri, c'è Gianfranco Gallo da Terracina, c'è Gianni Fantaccione, Beniamino Colella, Romeo Fraioli Bianchi, Tommaso Marcella, salutiamo ovviamente tutti quanti, Domenico Tata con tanti. Eccolo qua. E arriva il nostro bravo Aurelio Scarpetta, che salutiamo. Aurelio, autore di due libri, che ormai sono diventati due, sul brigante Chiavone. Io faccio vedere perché ce li ho sempre sotto mano, penso che i libri vadano sempre mostrati. Ecco, questo è il primo e io spero che arrivi quanto prima il secondo dedicato alla fine del brigante. Allora, Aurelio ci dice: i borbonici, oltre all'artiglieria, non potevano competere neanche con i fucili. Verissimo, c'erano proprio dei de bei catenacci. Quando il generale Govone trovò nella fortezza oltre 60.000 fucili, decise di non utilizzarli. Facevano assolutamente comodo alla Guardia Nazionale perché obsoleti. Non potevano neanche essere modificati poiché tale modifica non conveniva affatto. Allora, questo mi dà modo di parlare del fatto che comunque i militi dentro Gaeta, capendo la differenza tra il cannone con la canna liscia e il cannone a canna rigata, si dettero anche parecchio da fare per modificare alcuni cannoni e renderli proprio a canna rigata. Il problema è che potevano rigare la canna, ma certo non potevano costruire questi famosi proiettili ogivali. Quindi questo ci dà modo di dire, insomma, questi napoletani, ingegnosi come erano, una qualche soluzione l'avevano cercata. Certo, come vi dicevo, non potevano prevedere questa situazione, cioè questo grande massiccio afflusso di soldati, tenendo anche conto che da Gaeta si entrava ma si anche usciva, almeno per un determinato momento. Ci fu la liberazione, diciamo, come dire, un passaggio verso lo Stato Pontificio di un gran numero di soldati nel dicembre del 1860, circa 15.000 soldati, proprio per alleviare queste condizioni di vita all'interno della Roccaforte. Buonasera anche a Simone, Claudio Vettese fa complimenti a Fernando, preciso come sempre, complimenti anche da Tommaso, sempre il caro Aurelio ci dice: la sopravvivenza del regno era possibile? Erano 4 anni che i Borbone si erano isolati, essi non avevano rapporti diplomatici né con la Francia né con l'Inghilterra. L'Austria stava in braghe di tela, è vero, perché sconfitta l'anno prima dalla Francia e dal Piemonte. Rimanevano la Spagna e la Russia che potevano far qualcosa, ma avevano altri tipi di problemi. Certamente avevano problemi interni. La Spagna, in modo particolare, quasi non si poteva muovere. Ma avevano altri tipi di problemi. Scusate ancora, devo andare giù. Infatti, nel 1861 la Russia fu una delle prime a riconoscere il Regno d'Italia. Sì, sicuramente Francesco II scontava anche qui, diciamo, una situazione certo di cui lui non era responsabile. Marco Del Pasqua, non mi è chiaro perché la Spagna non si sia mossa a difesa del Regno di Napoli. Non so, Fernando, se Ah, vorrei dire su questo questa fatto. è una, sia quella di Aurelio Scarpetta sia Marco Del Pasqua pongono fanno delle riflessioni interessanti. C'è da dire però una cosa, che non è il discorso dei 4 anni prima. Dopo il 1848, quindi dopo lo sconvolgimento del 1848, Ferdinando II, che è il padre di Francesco, aveva instaurato una politica soprattutto estera nei rapporti con le altre nazioni, improntata un po' all'isolazionismo, no? Lui era solito dire, dice: io di che mi devo preoccupare? Tanto sono circondato da un lato, il mio regno è circondato da un lato dall'acqua marina, dall'acqua salata, dall'altra parte c'è l'acqua santa, che era la chiesa, quindi io dormo tra quattro cuscini. Effettivamente non è così, perché questo suo atteggiamento fin troppo isolazionista
non è riuscito a contrapporsi a quella congiura internazionale che già si andava profilando, perché non ci dimentichiamo delle lettere false poi di Gladstone, delle accuse alla monarchia di Ferdinando II di essere la negazione di Dio. C'era già questo progetto a livello internazionale che vedeva Inghilterra e Francia molto molto ben disposte nei confronti del non tanto pure la Francia, forse l'Inghilterra, molto molto ben disposte nei confronti di un'operazione che potesse in certo qual modo andare a destabilizzare il regno delle due Sicilie. C'è da dire un'altra cosa: è vero che la Russia fu una delle prime a riconoscere il nuovo regno d'Italia, però non ci dimentichiamo che nel 1859, proprio alla vigilia della prima guerra di indipendenza, la Russia si era fatta promotrice di un'iniziativa diplomatica e voleva convocare un congresso proprio per decidere la sorte della penisola italiana. E chi si oppose a questo progetto furono soprattutto la Francia e l'Inghilterra. C'è da dire anche un'altra cosa: che quando scoppia la guerra di indipendenza e che quindi la Francia si schiera con il Piemonte, la Russia, che aveva un patto segreto di collaborazione e di alleanza con l'Austria, non scende in campo. E questo perché, a quanto pare, era intercorso un patto segreto tra la Francia e la Russia. Quindi la caduta del regno delle due Sicilie, se non viene inquadrato in uno scenario, come si suol dire, di politica internazionale, rischia di non essere compreso. Fatto sta che è indubbio che Ferdinando II, soprattutto, e di conseguenza Francesco II, che non aveva grandi colpe a tal riguardo, viene a trovarsi in una situazione difficile proprio dal punto di vista internazionale, anche perché la Russia era bloccata da questi patti più o meno segreti, l'Austria aveva perso la guerra di indipendenza e quindi si trovava in difficoltà, la Spagna aveva dei problemi interni e non poteva intervenire, e quindi tutte quelle potenze tra virgolette amiche che avrebbero potuto fare qualcosa non riescono a muoversi perché la congiuntura, ecco, politica internazionale non lo permetteva. Poi Francesco II ci metterà anche del suo a far precipitare ancora di più la situazione. Dico solo un atto: il 25 giugno del 1860, con l'atto sovrano, ristabilisce la Costituzione che il padre aveva sospeso, dando modo di rientrare a tutti gli esiliati politici. Smantella la guardia civica per inserire la guardia nazionale. Sono tutte poi situazioni che andranno a peggiorare incredibilmente ed in maniera decisiva la dissoluzione del regno delle due Sicilie. Certo. Allora andiamo ancora avanti. Paolo Ciavaglia, bravissimi. Claudio Pettese, grazie. Anche Tommaso, ringrazio. Giampiero Fabrizi, ecco. Giovanni Martini: mi ha incuriosito la notizia di qualche anno fa, secondo la quale il sindaco di Gaeta ha chiesto il risarcimento dei danni dei bombardamenti agli eredi di Savoia. Vi risulta? Allora, vi faccio vedere un altro libro di un nostro caro amico, che è Antonio Sciano, che è un personaggio, veramente un amante della sua città di Gaeta. Ma Antonio è anche, diciamo, un personaggio capace di fare delle azioni abbastanza eclatanti. E una di queste azioni così abbastanza eclatanti è stata quella di scrivere un po' a tutti i personaggi. Ha scritto anche a Mattarella, ha scritto anche all'allora Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, richiedendo quindi questi famosi danni di guerra. Un qualcosa nella quale, diciamo, è sempre molto, molto attivo, perché scrive moltissimo, e diciamo che quando lui ha fatto parte anche dell'amministrazione comunale di Gaeta, già forse più di 20 anni fa, ha sempre chiesto per Gaeta, diciamo, questi famosi danni di guerra, che non sono arrivati se non in minima parte. Marilinda Figliozzi, molto interessante, grazie. Allora, Tonino Martino ci dice: sarebbe bene dedicare un incontro agli aspetti politici della gestione del regno da parte dei Borboni.
In particolare alla loro ostilità a dare una costituzione. Sì, penso anch'io sia molto interessante. Forse questo potrebbe spiegare l'ostilità del ceto medio colto, cui appartenevano molti ufficiali, specie di marina. Sì, diciamo un discorso molto interessante, quella del non voler cedere, diciamo, e di non voler a nessun costo rinunciare, diciamo, a parte del loro potere. Di motivazioni ce ne sono molte, forse merita proprio un approfondimento. Dante Rea, un saluto all'amico Fernando. Marco del Pasqua ci fa sempre i complimenti. Allora, Fernando, sembra che anche stasera abbiamo raccolto, come dire, un bel po' di amici. Oramai siamo diventati, ecco, ci piace questo sistema, perché abbiamo detto ci sarebbe dispiaciuto avere un blackout di passa un anno. In questo modo, con queste conferenze a distanza, manteniamo sempre il filo diretto con le persone che ci seguono. Maria, scusami, volevo fare una brevissima sottolineatura su quello che diceva l'amico Martino, mi pare di aver capito, no? Che parlava della Costituzione. Sì, questo è vero, Ferdinando II aveva una idiosincrasia per la Costituzione, come gran parte però delle monarchie assolute, non era il solo, perché quando la monarchia da assoluta poi diventa costituzionale, sai, il sovrano veniva sempre una parte del suo potere scemare. Ma al di là di questo, che sarebbe molto molto lungo, mi vorrei soffermare brevemente sull'aspetto della marina. La marina borbonica, che era una delle migliori del vecchio continente, non tradisce perché apparteneva al ceto medio e quindi era, cioè, in certo qual modo si interseca. Lo zio del re tradisce, quindi. No, non si interseca con la faccenda della Costituzione. Tradisce perché Cavour, quello che l'amico Ciano, il libro dice amico Ciano, si intitola Camorra, quindi era stato così abile nel corrompere tutti questi ufficiali borbonici, il che poi determina che gran parte di questa marina si trasferisce armi e bagagli alla marina piemontese, anche perché i piemontesi erano stati così abili da conservare tutti gli appannaggi e tutti i gradi ai vecchi ufficiali borbonici, che passano dall'altra parte con gradi addirittura superiore. Questo però non influisce sulla loro valentia, sul loro valore. Se noi pensiamo che l'ammiraglio, il contrammiraglio Vacca, nomen omen, come si direbbe, no? È uno di quelli maggiori responsabili, napoletano, quindi borbonico, ufficiale borbonico, è uno di quelli a cui viene addebitato il disastro della battaglia di Rissa nella terza guerra di indipendenza. Quando l'armata di navale di Teketov sconfigge la flotta, che in Vacca è uno del comandante in seconda, se non vado errato, e viene quasi punito per la sua inettitudine. Ecco, questo significa, non c'entra niente essere la Costituzione, il ceto medio. Ci fu una sorta di campagna acquisti, per usare l'eufemismo calcistico, con tanti di soldi. Persano, l'ammiraglio Persano, aveva una borsa praticamente illimitata di soldi con il quale doveva comprare ufficiali e contrammiragli dell'esercito della marina borbonica. Tutto qua. E poi l'episodio, il nome che è un po' tendenziosamente fatto del conte dell'Aquila, di Luigi Borbone, che viene alla fine proprio allontanato proprio per... infatti, poverino, non è che ci avesse molte possibilità. Allora, andiamo ancora avanti. Paolo Ciavaglia, durante la guerra di Crimea, dove il Piemonte partecipò con un contingente, si era deciso la sorte della penisola italica. Sì, questa fu una spedizione, abbiamo sempre un po' detta, no? Cavour. Questo, Maria, questo pure è un po' da vedere. Criticheremo anche qui magari qualche approfondimento. Marco del Pasqua, non vorrei apparire malizioso, ma non furono proprio gli appetiti inglesi sulla concorrente marina duo siciliana a segnare la fine del regno di Napoli?
Beh, il controllo del Mediterraneo, sì, sicuramente gli inglesi intendevano controllare anche perché c'era sempre stata la famosa apertura di Suez, cioè ricordiamoci questo, c'era il voler frenare anche le ambizioni coloniali dell'Austria soprattutto, no? Quindi di queste potenze mitteleuropee, quindi c'era questo desiderio sicuramente da parte degli inglesi di impadronirsi. Ricordiamoci che la Sicilia era sempre come dire, l'obiettivo degli inglesi, perché avevano del mare chiaramente, ma stessa Malta, che era anch'essa una roccaforte, doveva servire proprio a controllare queste rotte. I piemontesi ci hanno saccheggiato in tutto, vabbè. Giovanni Martini, una considerazione: se era facile corrompere gli ufficiali, qualche problema sociale c'era. E sicuramente dei problemi c'erano, cerchiamo di affrontarli magari dedicando un po' più di spazio in un prossimo incontro. Guarda, io però Maria voglio dire questo, sicuramente qualche problema c'era, perché altrimenti un regno che era Beh, chiaramente non si risolve. potente, un continente, non crolla come un castello di carte. C'erano grandi contraddizioni, c'erano grandi problemi. Guardate che però la campagna acquisti funziona sempre, funziona il soldo, il vil denaro, come diceva qualcuno, funziona sempre. Perché quando tu ad un ufficiale che ormai sta capendo che ormai è arrivato il momento di riposizionarsi, gli prometti non soltanto appannaggi superiori, ma il mantenimento del grado ed anche di più, io penso che tanti non ce la pensano. Orlando, abbiamo esempi anche recentissimi di parlamentari che nel corso di poche ore riescono a cambiare idea così molto velocemente. Tutto insomma, come dicevo prima, no? Questi fili della memoria, questa trama ci consente anche di capire il presente. Allora, si sta facendo sempre più tardi, noi non riusciamo a rimanere in questa ora. Allora, vogliamo casomai dire agli amici che raccoglieremo un po' tutti quanti gli spunti per un'altra puntata. Invitiamo anche qualcuno che magari volesse partecipare con un qualche intervento, con un contraddittorio, magari ecco a segnalarmelo nei prossimi giorni. Il nostro prossimo intervento sarà un intervento che prende un po' le mosse dal Carnevale. Allora, il Carnevale di Frosinone, il Carnevale della Radica, ma anche il Carnevale del generale Championnet. E la cosa incredibile, sai qual è, caro Fernando? È che io mi sono resa conto che quasi nessuno sa cos'è questo fantoccio che si brucia, cosa rappresenta, perché mi dicono tutti quanti, è vestito come Napoleone, mi dicono, è vestito come Napoleone, è vero. Era un Allora, Napoleone però, quindi va bene, dai. sì, noi diamo l'appuntamento proprio, io non ho ancora una data molto precisa perché devo avere una risposta, comunque diciamo tra una decina di giorni, in un intervento che faremo, il carnevale sarà ormai finito, ma tanto quest'anno è un carnevale anomalo perché ho visto che si fa anche questo a distanza, anche questo in videoconferenza. Scusa Nel quale Maria, sì? voglio dirti, è un Sì? carnevale che dura da un anno, perché siamo mascherati da un anno ormai. Bravo, le maschere non ce la siamo proprio tolta. Allora, sempre riallacciandoci al carnevale, al quadro di Purificato con questa morte di Gaeta in maschera, facciamo così un'associazione un po' più libera e passiamo al carnevale di Frosinone. Il carnevale di Frosinone che ci riporta con la storia a considerare quello che sono stati gli eventi intorno ai francesi, agli eventi diciamo legati alla calata di Napoleone, al passaggio delle truppe napoleoniche anche da queste parti. E quindi parleremo del significato antropologico del carnevale di Frosinone, perché il simbolo dell'agave, cosa sta a significare e a cui come dire, si associa invece un ricordo che è di natura un pochino più storica. Allora, grazie ancora Fernando per essere stato con noi. Grazie L'associazione Le Tre Torri, ovviamente l'associazione Le Tre Torri, come dicevo, è disponibile ovviamente a raccogliere anche gli interventi di altre persone che volessero partecipare. Potete sempre rivedere questo intervento di oggi sul canale YouTube dell'associazione oppure sulla pagina Facebook. E vi invito anche a iscrivervi al canale YouTube e magari anche a condividere con i vostri amici, sempre se questi interventi vi sono piaciuti, diciamo le videoconferenze che potete trovare su pagina e canale.
Allora, Fernando, salutiamo i nostri amici, diamo, come dire, la buona serata a tutti, un buon weekend e al prossimo appuntamento. Arrivederci. Buonasera a tutti. Buonasera. Arrivederci.